Ok, oggi è successo qualcosa che non mi aspettavo. Mi hanno fatto una poop. Ma partiamo dal principio. Come ben sapete, faccio video ormai da un po', anche se è solo da qualche mese che ho iniziato a fare video più assiduamente e che ho iniziato comunque a far salire la qualità dei miei contenuti. Il punto però è che finalmente posso dire è arrivato quel momento che stavo aspettando, ovvero il momento in cui avrei potuto reagire a una YouTube poop su di me. Perché sì, mi aspettavo che questo giorno sarebbe giunto, ma non mi aspettavo adesso, cioè in questi così pochi iscritti e cose. E invece sì, è arrivato. Questo perché? Perché giustamente il mio caro amico Giuseppe HD Joseph Tube ha ben pensato di farmi una poop. Cioè, tu vai a puppare il tuo amico. Sei un mito, Giuseppe, un mito. Ma che cosa ha fatto Giuseppe? Lui, il vero genio, è andato a prendere il mio video, si era fatto passare anche da me alcuni file che ho utilizzato per fare il video, alcuni file originali, e ha fatto la poop. Ho visto solamente qualche secondo, cioè appena l'ho visto ho detto no, io qua ci devo fare un video. E quindi niente, YouTube poop, Ritex e Darth Vader e rompe lo schermo alla gente. Ho paura, ma cominciamo subito. Ciao a tutti ragazzi, Ritex. Ragazzi, nuova intro da oggi, mi metterò a fare anch'io. Ciao a tutti ragazzi, qui Ritex e oggi vi andrò a rispondere alle domande che mi fate mediante Christopher Nolan. Christopher Nolan? Non sapevo di conoscere Christopher Nolan, però sono contento, conosco il mio regista preferito, ragazzi. E allora ragazzi, partiamo dalle più serie TV preferita, non lo so. E poi manga preferito, mi fanno schifo. A proposito, ma non continuerai Ghostbusters su Minecraft? No. Proprio, ma così Così di cattiveria, così mi stai dicendo. Va bene. Wow. Io non ce la posso fare, ragazzi. Giuseppe, quando si tratta di fare queste cagate, diventa ancora più geniale, quindi vai, grande Giuseppe. Lore è bello? Tipo di ragazza ideale? Lore... Ora capisco molte cose. Giuseppe mi aveva chiesto di fargli praticamente un'immagine di Lorenzo photoshoppata e dicevo, ma che cosa ti serve? Io l'ho passata. Ecco allora cosa gli serviva. Tipo di ragazza ideale? Lore... Ci sta alla fine, ragazzi. A proposito di pagliette, niente ragazzi, io non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Lui ha preso i miei rutti. Perché per chi non lo sapesse, siccome io faccio una cosa bella quando edito i video, io metto sempre per quei pochi che vanno a vedersi tutto il video fino alla fine, anche dopo l'altro, gli metto qualche momento più ignorante. A volte, non sempre, ma la maggior parte delle volte. E in quel caso, nel caso del risposte, ci ho messo praticamente questi tre miei rutti che mi erano usciti. Tipo, mentre registravo, mi erano usciti questi rutti parecchio artistici. E niente, ne ha fatto un buon uso, oserei dire. A proposito... Da notare, che cosa sto vedendo? Da notare che comunque, ecco spiegato, il Ritex e Darth Vader mi ha fatto il tema di Star Wars con i miei rutti. Sei un genio, Giuseppe. A proposito. Abbiamo raggiunto il traguardo, quindi appena resuscita. Cristo. Possiamo fare. Scusami Sergio, ti tocca aspettare fino a Pasqua dell'anno prossimo. È la seconda parte. Che perché se avessi 1 milione di euro, ciò significherebbe che molto probabilmente già mi sarei comprato la Madonna. Mi sarei fatto. Mi sto sentendo male. La Madonna con un tavolo arrangiato dalla terrazza di... Che la Madonna con un tavolo arrangiato dalla terrazza. Serie TV preferita? La Madonna di carta. Per quale motivo la Madonna di carta? Cosa ti fumi, Giuseppe? Infatti sto aspettando la quinta stagione. Cosa farai appena compi 18 anni? Penso che la prima cosa che farò sarà, scherzi a parte, cantante preferito o band? Allora, la mia band preferita è assolutamente speaker radiofonico. La mia band preferita è speaker radiofonico, ragazzi. Chi conosce gli Stars? Non so chi sia. Cosa pensi di Kabilame? È riuscito a farsi conoscere, ad emergere. Credi nel Cristo? Come farsi conoscere? Credi nel Cristo? Mi stava cadendo, Credi nel Cristo? Come non lo posso vedere? Non vedo perché non lo posso vedere. Questa è la frase migliore che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. Siccome non lo posso vedere, non vedo perché non lo posso vedere. Mancano solo 10 secondi. Giuseppe, le devi fare più lunghe le poop. Non vedo. Io non ho parole. Non ce le ho finite, ragazzi. Non ce le ho per commentare tutto questo. Non vedo. Non vedo. Vedo nero. Mi sembra giusto, ragazzi. Se non vedi, vedi nero.
E quindi niente, ragazzi, da Ritex è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Blackout. Io questo me lo... Allora, dovete capire, ragazzi, io prima di portare video seguivo molto YouTube Italia, incluso Ratorix, che comunque lo adoro, è simpaticissimo. E mi ricordo che nelle pup che gli facevano, facevano pure così: Giuseppe, stai cominciando anche con me. Va bene. Questo è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Blackout. Così. Ragazzi, da oggi comincerò a fare anch'io così. Crash. Così. Dai, il Lorenzo alla fine merita tutto il video. Merita 1 minuto e 20. Cioè, così, messo tipo così in wide, tutto largo. Così. Sì, rallentatore. Onichan. Non ho parole, le ho finite. Sì, scusa Marco, però no, grazie. Io non ho parole, le ho finite tutte quante per descrivere quest'opera d'arte. L'unica cosa che posso dire, mi sta cadendo il microfono delle cuffie. Ma è possibile? Ecco, mi raccomando, ragazzi, donatemi nelle donazioni di Streamlabs, anche se per ora non faccio più live, così almeno mi aiutate e mi posso comprare le cuffie nuove. Ok, ragazzi, l'unica cosa che posso dire è fatene di più, fatene altre. Questa volta ci ha pensato Giuseppe così a sorpresa e niente, fatemele anche voi. Alla fine, comunque, come potete vedere, io nei miei social vi lascio un sacco di materiale che potete utilizzare per le pup, perché io già da prima prevedevo un giorno succederà, quindi fatele, iniziate a farle e farò altri video reazione. Mi ricordo pure che tempo fa un ragazzo aveva fatto una pup su me, Riccardo, quando ancora avevo il vecchio nome. Forse un giorno, se la ritrovo, ci farò di nuovo una reaction. Però per oggi è tutto, quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi, guardare qui, giù nella descrizione ci sono tutti i miei social, entrate anche nel server Discord della Fulmini Community, ovviamente, perché dobbiamo arrivare a 500 membri entro settembre. Mi raccomando, ragazzi, raggiungiamo questo traguardo. E quindi niente, ragazzi, da Ritex è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Blackout. Dove vate? E quindi, ragazzi, da Ritex è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Blackout.